Cari amici, sono Paolo Alessandrini e sono molto contento di annunciarvi che oggi, 12 luglio 2019, esce il mio libro Matematica Rock, pubblicato da Hoepli nella collana Microscopi. È per me una grande emozione, un grande onore e per questo voglio innanzitutto ringraziare la casa editrice Hoepli che ha creduto in questo mio progetto e lo sta portando avanti con me. Matematica Rock è un viaggio insolito alla scoperta della matematica in un'ambientazione rock. È un saggio che nasce da una strana scoperta che io feci molti anni fa, e cioè che il mondo della musica rock è pieno di storie che, ognuna a modo suo, richiamano argomenti matematici. Molti episodi della storia del rock, infatti, per quanto possa sembrare strano, chiamano in causa fatti e misteri, collegati alla matematica. E io ho approfittato di questa scoperta proprio per rendere i numeri e i teoremi, più semplici, più attraenti. Ho pensato di presentarli a tempo di rock and roll. Così in ogni capitolo del libro troverete vicende del mondo del rock che aprono la strada verso territori matematici degni di essere esplorati. Matematica Rock non è un libro di matematica, perlomeno non lo è in senso tradizionale. Io lo definirei appunto un libro di storie, storie di band che si formano, che si sciolgono, storie di canzoni famose, di testi enigmatici, di sessioni di registrazione passate alla storia, di errori, di litigi, di rockstar che sono anche geni della matematica e di professori di matematica che diventano popstar. Storie in cerca di un finale e finali che arrivano grazie alla matematica. Così scoprirete, ad esempio, perché Rock Around the Clock ha a che fare con l'aritmetica, perché Brian May, dei Queen si servì dei numeri primi per rendere trascinante il ritmo celeberrimo di We Will Rock You. Proverete un senso di vertigine autoreferenziale con I Feel Fine dei Beatles. Risolverete con me il mistero dell'accordo iniziale di Hard Day's Night. Scoprirete i numeri di Fibonacci usati dai Genesis, la geometria che scaturisce dal celebre quarto album dei Led Zeppelin. E incontrerete anche tante altre band come i Coldplay, Radiohead e molti altri gruppi e artisti. Io non voglio rubarvi altro tempo. Il libro è acquistabile da oggi nelle librerie e da un po' di giorni nei negozi online. Dunque, cari amici, non perdete tempo e acquistate Matematica Rock. E buona lettura a tutti.